Sì, grazie Presidente. In difformità dal gruppo, io voterò contrario a questa mozione perché, a differenza di quanto si è detto, l'amministrazione era già orientata non solo per il lavoro agile, ma anche per trovare forme di, chiamiamola, coabitazione dei dipendenti proprio per evitare quelle ben note ricadute negative che il lavoro in isolamento potrebbe dare. E quindi già erano previste delle localizzazioni all'interno dei municipi stessi che mettevano a disposizione gli spazi possibili e quindi ritengo che un ulteriore, chiaramente tutto questo in periodo di pandemia si è dovuto fermare, sviluppando però tra l'altro le grandi potenzialità che probabilmente neanche l'amministrazione pensava di avere al suo interno. Credo che una volta finita la pandemia si potrà riprendere il discorso di normale applicazione dello smart working, che sappiamo bene quanto la ministra Dadone abbia come priorità perché diventi la normalità nelle nostre città, soprattutto una città grande come Roma che soffre così tanto di traffico, di spostamenti, insomma è veramente un grande balzo in avanti e Roma Capitale sarà pronta a farlo e quindi le modalità con cui affrontare poi anche questo risvolto, credo che sono assolutamente nelle sue possibilità senza un aggravio e come dire, una spinta in avanti che in questo momento mi sembra abbastanza fuori luogo. Quindi il mio voto sarà negativo. Grazie.